Radio Più Roma presenta Piccolo breviario dell'anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Con la partecipazione di Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini. Vorrei chiedere di un sentimento che alcuni giudicano più elevato dell'amore, l'amicizia. È come alcuni sostengono sentimento più nobile dell'amore? Come si può mantenere e alimentare nel tempo? Penso che nessuna altra cosa ci conforti tanto quanto il ricordo di un amico, la gioia della sua confidenza o l'immenso sollievo di esserti tu confidato a lui, con assoluta tranquillità, appunto perché amico. Conforta il desiderio di rivederlo se lontano, di evocarlo per sentirlo vicino, quasi per udire la sua voce e continuare colloqui mai finiti. Padre Davide Maria Turoldo. Il nostro viaggio alla scoperta dei sentimenti umani attraverso il piccolo breviario dell'anima ci conduce ad un nobile approdo, concetto e idea di amicizia. Qualcosa che secondo taluni, come è stato appena ricordato, supera persino la portata e il sentire dell'amore. Appellandoci all'etimologia, sappiamo che il sostantivo ha origine dal latino, amicizia e amicus, e riporta a colui che accompagna un cammino e una esperienza per giungere al riconoscersi in un legame di profondo affetto, ispirato alla affinità e alla reciproca stima. Qualità fondante di questo sentire, dunque, dovrebbe essere espressione di un sentimento puro e disinteressato, non soltanto apparente condivisione o scambio in ragione di un qualche vantaggio, perché amicizia è lo stringersi a qualcuno disinteressatamente. Il valore di fedeltà è infatti distintivo di questo sentimento. Essere e trovarsi dalla stessa parte e comunque mai contrapposti su questioni importanti. È questa la condizione necessaria del sentirsi amici. Il sentimento richiama termini quali alleanza, complicità, intesa, ma ancor prima comunione. Coltivare l'altro ha lo scopo di alimentare e arricchire un'amicizia. Nel nostro tempo questo risulta più raro e difficile, poiché nel quotidiano di questa nostra attualità siamo distratti, frettolosi, portati su noi stessi, egoisti e incapaci di darci agli altri e dare appunto amicizia. Amicizia è anche affiatamento, affinità, confidenza e, allo scoccare della scintilla, empatia, termine questo che indica proprio un coincidere. Già nel libro dei Proverbi, come nel Siracide e nei Vangeli di Matteo e Giovanni, è presente e vivo il sentimento di amicizia. Nel Nuovo Testamento emerge persino come Gesù, nostro Signore, viva in amicizia coi suoi discepoli.
Elemento chiave nel sentimento di amicizia è l'accettazione dell'altro e il riuscire a volersi bene riconoscendo limiti e difetti. Impegno sarà di migliorarsi e migliorare l'altro attraverso lo stare assieme. Si tratta dunque di lavorare sulle differenze, che spesso si traducono a distanza, ma che attraverso l'affetto divengono stimolo perché il bene cresca. In questo senso è banale indicare categorie e attraverso di queste arrivare a paragonare amicizia e amore, poiché questo sentimento umano si muove su versanti diversi, ma essenza è la medesima, proprio come per l'amore, un abbraccio, un comprendere l'altro, un donare e un donarsi. Donare in amicizia è frutto di un impegno costante, come annaffiare ogni mattino la pianta di geranio sul balcone. Chiede dedizione e pretende dialettica, come ogni rapporto sincero, che comporta in sé negli anni scontri e incomprensioni, da cui tuttavia si può uscire più forti per confermare cammino comune, disposti a quel primo passo verso l'altro che è minimo, ma spalanca un abisso che va colmato di bene. Avete ascoltato Piccolo Breviario dell'Anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Hanno partecipato Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini,